ringraziare le persone che sono in sala, che sono la testa dura di questo paese, che pervicacemente da 5 anni contro tutto e tutti continuano ostinatamente a schierarsi a fianco del popolo siriano e a fianco dei popoli aggrediti dalle guerre imperialiste. Voglio ringraziare anche i compagni che in qualche modo hanno contribuito anche alla formazione di questo soccolo duro di persone. Per questi c'è Maurizio, che è un insegnato delle capacità delle relazioni soprattutto del Medio Oriente, che sono un grande onore per tutti noi, che arricchiscono anche delle amicizie profonde. Volevo ringraziare e salutare il compagno Amar Partasci, perché rappresenta qui in Italia la forza, la resistenza, un'organizzazione storica delle classi lavoratrici siriane. Io ho avuto modo di incontrarlo diverse volte e penso che il suo contributo ci arricchirà e ci darà anche un punto di vista sicuramente coerente anche con quelle che sono le scelte che saremo chiamati a fare nel prossimo periodo. Come USP e come Federazione Sindacale Mondiale, noi siamo schierati contro tutte le guerre, questo sì. Ma sullo scenario della Siria ci siamo impegnati, è una cosa che insieme con la Federazione Sindacale Mondiale abbiamo sentito molto vicino a noi. Siamo stati a settembre a Damasco, 98 delegazioni per 100 e passa delegati hanno partecipato a un'iniziativa che appunto metteva all'ordine del giorno la lotta contro le sanzioni al popolo siriano e la necessità di difendere il popolo siriano. Il 12 gennaio scorso, se vi ricordate, insieme abbiamo animato una manifestazione contro la guerra, che era aperta da uno striscione che diceva vostre le guerre, nostre i morti. Io anticipo che a settembre ci sarà uno sciopero generale chiamato dall'OSP e credo che in quella manifestazione, in quell'ambito, sarà bene che il popolo che si muove e si batte contro la guerra, contro le politiche dell'Unione Europea, torni a far sentire la sua voce anche all'interno di quella manifestazione. Siamo impegnati contro la guerra, lo dico di passaggio, siamo andati a portare la solidarietà ai popoli, ai sindacati del Donbass. E lì ci siamo beccati anche una sanzione, una condanna da parte del governo ucraino che è stata indirizzata a Pierpaolo Leonardi. Nello stesso modo e con la stessa convinzione crediamo che sia estremamente importante come sindacato portare avanti la battaglia sul boicottaggio, sanzioni e disinvestimento nei confronti di Israele, soprattutto in questo momento in cui attaccando la Siria si attacca direttamente anche il popolo palestinese, soprattutto in questo momento in cui anche in Italia qualcuno parla di criminalizzare attraverso una legge il boicottaggio e sanzioni di disinvestimento nei confronti di Israele. Dicevo, tante volte ci capita di sentire dei lavoratori o qualcuno dire che c'entra il sindacato con la questione della guerra. Beh, c'entra molto, innanzitutto per un sindacato come il nostro che ha l'internazionalismo nel suo DNA. C'entra poi perché questa guerra ha un'origine profonda, ha un'origine all'interno di una crisi economica, che porta alla competizione tra blocchi di Stati, lo ricordavano bene diversi interventi, che mirano a soggiogare i popoli per tirar via risorse. L'intervento che ha fatto Maurizio da questo punto di vista è stato esemplare per quello che è in gioco oggi in Siria. Faccio notare una cosa, oggi quello che fa su cui viene puntato il mirino da parte delle potenze imperialiste, europea, statunitense, ma anche dei paesi del Golfo, sono le entità statali che hanno un forte richiamo dell'economia statale, che hanno una forte componente di laicità e rappresentano anche un ostacolo per quello che sono i progetti, in questo caso nel Medio Oriente. Non a
caso colpire la Siria significa appunto aprire di nuovo i giochi su tutta l'area. Questa è una guerra che però ci hanno portato addirittura in casa, è una guerra che ha provocato una risposta asimmetrica, che in qualche modo vede poi, a partire dagli attentati di Parigi, qualcuno avvocare anche richiami a leggi di emergenza, uno stato emergenziale, attraverso il quale far passare in maniera ancora più profonda l'islamofobia, l'attacco contro i migranti e l'attacco anche contro i lavoratori, perché in virtù della sicurezza si può bandire la verità, l'accesso all'informazione, ma si possono anche indicare delle leggi che limitano il diritto di sciopero, il diritto di associazione, cosa che sta avvenendo oggi in Francia, per esempio. Allora, questo c'entra molto con il sindacato, c'entra molto con le condizioni dei lavoratori. Un altro elemento è lo storno di ricchezza nazionale. Allora, c'è una corsa al riarmo a livello mondiale senza precedenti. La spesa mondiale a livello di armi è un altro elemento che ci racconta di quanto sia forte la competizione tra questi blocchi imperialisti. Allora, va detto che per esempio gli Stati Uniti hanno riversato circa 100 miliardi in armi nel giro di qualche anno verso i paesi dell'Arabia Saudita, Qatar e compagnia, ma anche in Italia non si scherza. A fronte di 9 milioni di cittadini che nel 2012 non avevano accesso alle cure sanitarie perché non se le potevano permettere, oggi questi sono diventati 12 milioni. Nello stesso momento il governo Renzi aumenta le spese, taglia le spese alla sanità e ne aumenta di 13 miliardi per quelle militari. Quindi capite che significa proprio orientare la politica economica in un senso profondamente reazionario, sia perché ti leghi culturalmente al blocco industriale militare con tutto quello che ne consegue, sia perché per fare tutto questo, per portare avanti una politica economica che risponde alle direttive dell'Unione Europea, devi per forza stringere l'aspetto della democrazia. Quindi devi azzerare anche l'aspetto della democrazia. In questo scenario, poi, lo tocco di passaggio, ma credo che sia importante, c'è la questione dei migranti. L'ha toccata prima Maurizio. Una nuova forma di schiavismo. Questa nuova forma di schiavismo che importa forza lavoro a basso prezzo. E che su questo noi, come sindacato, ma anche voi, noi tutti, come corpo politico di questo paese, siamo chiamati a fare una battaglia contro il nostro avversario di classe, perché significa lavorare per l'unità dei lavoratori, al di là della provenienza, perché la logica della politica al ribasso è la logica della divisione che anima invece l'Unione Europea con le sue leggi e con le sue pratiche razziste. Voglio chiudere perché penso di essere andato quasi oltre, faccio solamente un ritorno al passato. Pochi mesi prima dell'attacco alla Siria, che è stato un attacco che è partito, lo voglio ricordare, con una serie di omicidi e attentati di armi, di personaggi legati alla cultura, giornalisti, personale delle infrastrutture più importanti, il Fondo Monetario Internazionale e i paesi del Golfo chiedevano e pretendevano che in Siria fossero applicate le leggi del libero mercato, le privatizzazioni, la messa in vendita di quello che era il patrimonio della Siria. Oggi, come sindacato, noi ci schieriamo in maniera forte e chiara a fianco delle forze del movimento operaio siriano, che dicono che vogliono ricostruire il paese su una base solidale di fraternità, di emancipazione sociale contro l'aggressione imperialista, e credo che queste forze abbiano bisogno di tutto il nostro sostegno. È una battaglia che oggi sono loro che stanno con il fucile puntato contro, ma sono nostri fratelli e compagni di lotta. Grazie.